Attivo. Per poter essere un cittadino attivo bisogna essere informati, formarsi un proprio giudizio e intervenire. È un'occasione attraverso la quale la diocesi cerca di formare l'impegno sociale e politico. C'era uno slogan, i care, interessarsi, partecipare. Ecco, credo che sia un'occasione buona questa proprio per educarsi alla partecipazione. La democrazia è partecipazione e proprio in questo spirito abbiamo organizzato questo evento. Per documentarsi e poi partecipare. Se c'è una cosa sul quale credo che tutti sono d'accordo, che il 4 dicembre bisogna andare a votare consapevolmente. Sono i relatori. I relatori sono due cari amici che ho conosciuto in tempi passati in Azione Cattolica, sono Dino Boffo, che è stato direttore del quotidiano Avvenire di una televisione, il quale è per la sponda del no e che argomenta con le sue tesi in ordine, soprattutto la contestazione che fa che una riforma costituzionale dovrebbe essere essenzialmente condivisa. E poi l'altro, un altro caro amico, Stefano Ceccanti, che è professore di diritto costituzionale a Roma, a Tor Vergata, il quale affronta la necessità di un rinnovamento del paese e di una promessa che i politici avevano fatto, c'era cioè il presidente Napolitano, quando lo invitarono a rimanere ancora, ovvero di dar vita subito a una nuova riforma costituzionale perché altrimenti non si riesce a formare il governo. Ci dobbiamo ricordare che l'attuale governo è in piedi, ma che fatiche ci sono state per costituirlo, perché non c'erano le maggioranze. La maxi scritta che compone